Un saluto a tutti, bentornati come sempre al canale Elettrica PLC. Prima di iniziare con questo video tutorial volevo ringraziare tutti gli iscritti che fino ad oggi mi hanno dato fiducia. Abbiamo superato i 2500 iscritti e questa per me è una grande soddisfazione. Un ringraziamento particolare va a Corrado, il prof elettrico, che è stato per me un grosso aiuto a lanciare e far conoscere questo mio canale. In un video precedente vi ho mostrato il passaggio delle dorsali elettriche inerenti all'installazione di un quadro elettrico da 6 kW. Oggi, come vi ho anticipato, vado a completare il collegamento della scatola di derivazione principale che normalmente sta sotto il quadro. Per completare il collegamento in questa scatola di derivazione principale, ho simulato il passaggio dei fili di terra verso i condizionatori, ho simulato l'arrivo di diverse prese presenti nell'abitazione, una luce andito con i tre pulsanti di comando accensione. Ho simulato anche l'arrivo da una seconda scatola di derivazione dalla nostra dorsale linea luci e dalla nostra dorsale linea prese. Come prima cosa liberiamo tutti i fili dalla nostra scatola di derivazione principale e li portiamo verso il basso. Io come primo collegamento, quando vado a completare una scatola di derivazione, inizio con i fili di terra. Quindi vado a recuperare tutti i fili giallo-verde e li collego in un unico morsetto. Inizio sempre a scomparti, quindi mi recupero tutti i fili giallo-verde in riferimento a questa colonna. Li porto qua sulla parte alta e metto una fascetta. Continuiamo con lo scomparto centrale. E per finire recuperiamo le terre presenti in quest'altra colonna. Ora ho in mano il filo di terra principale che arriva direttamente dalla morsettiera di terra presente nel quadro. Esce qua sul lato destro, quindi vado a mettere il mio morsetto di terra qua sul lato sinistro. Io normalmente mi tengo tutti i fili sulla parte alta della scatola di derivazione in modo da lasciare il più possibile libero la parte bassa. Questo è comodo quando vado a passare magari anche altri fili, ho lo spazio libero per metterci le mani e anche per infilare la sonda o recuperarla e vederla quando la infilo dal lato opposto. Ho dato questo movimento ai fili di terra in modo da tenerli sempre abbastanza lunghi sulla nostra scatola di derivazione principale. Ora posso tagliare i fili di terra e mettere il morsetto a cappuccio. Ho spellato i fili anche di circa 3 cm in modo da avere la facilità di girare bene il nostro rame. Posso ora mettere un'altra fascetta qua sulla parte finale, in modo da tenere vicini tutti i nostri fili. Vado a usare per tutti questi fili un morsetto da 16 mm. Terminato il collegamento dei nostri fili di terra, vado a posizionare ora qua una fascetta in modo da tenere bloccato tutto il gruppo dei fili di terra. Il prossimo passaggio ora è quello di collegare le fasi delle nostre linee prese. Ho qui in mano la nostra linea prese, posso anche togliere il nastro carta. Vado quindi a posizionare la fascetta con la targhetta in modo da definire che questa per me è la linea prese. Inizio subito con il filo nero che è la nostra fase. Quindi quello che devo fare è mi recupero da questa scatola di derivazione principale tutti i fili neri di sezione 2,5 mm quadri. Ho qua un filo nero, quindi questa è la linea di una nostra presa nell'abitazione. Ho un altro filo nero qua da 2,5 mm quadri. Qua abbiamo la linea prese, quindi vado a recuperarmi anche questo filo nero che è la dorsale che va in una seconda scatola di derivazione. Quindi quello che devo fare ora è unire tutti questi fili neri e metterli insieme alla fase della mia linea prese. Una cosa che faccio sempre, si può fare solo nella nostra linea prese, conto quanti fili neri ho in mano.
In questo caso ho 5 fili, quindi quando vado a fare lo stesso collegamento con il filo blu neutro, devo in totale avere sempre 5 fili in mano. Se dovessi averne meno, evidentemente qualche filo mi è sfuggito, quindi devono sempre risultare lo stesso numero. In questo caso posso usare anche un morsetto da 10 mm quadri. Io sbatto sulla testa del cappuccio in modo da infilare bene i nostri fili. Facciamo un controllo a vista, verifichiamo che tutti i nostri fili siano ben correttamente inseriti e che non ci sia rame a vista. Ora facciamo lo stesso identico lavoro anche per il nostro filo blu della dorsale linea prese. Come vi dicevo, ho in mano 5 fili di colore blu che corrispondono al numero dei colori neri delle nostre prese. Terminato il collegamento con la nostra linea prese, posso ora collegare la nostra linea prese cucina. Ho qua in mano la nostra linea prese cucina che vado subito a battezzare. Ora in questa scatola di derivazione principale ho portato una seconda linea in modo da simulare il passaggio su una seconda scatola di derivazione. Questa linea andrà in una seconda scatola di derivazione dove saranno presenti le prese della cucina. Quindi non devo fare altro che collegare il nero con il nero e il blu con il blu. Terminato anche il collegamento della nostra dorsale linea prese cucina, non resta che collegare la nostra linea dorsale luci. Come vi ho anticipato nel video precedente, io uso il colore grigio come fase, che è la fase delle mie dorsali luci. Inizio subito a mettere qua la targhetta con la fascetta in modo da identificare la linea luci. In questo caso, come vi dicevo, ho qua un'altra linea luci presente che andrà a finire direttamente su una seconda scatola di derivazione. Quindi vado a battezzare anche questa linea dorsale. Quindi ora vado a collegare tutti i miei fili neri di sezione 1,5 mm quadri insieme ai due grigi. Questi fili neri sono le fasi che vanno direttamente sui punti di comando. In questa scatola di derivazione principale ho simulato anche l'accensione di una luce andito, quindi in questa scatola andrà installato un relay finder 2601. In questo gruppo di fili di fase luci aggiungo un filo nero di sezione 1,5 mm quadri che andrà collegato direttamente al relay. Passiamo ora al filo blu neutro della dorsale linea luci. Vado a collegare così l'altro filo neutro della seconda linea dorsale e i fili blu di sezione 1,5 mm quadri presenti nella scatola di derivazione. Anche in questo gruppo di fili blu aggiungiamo un filo blu di sezione 1,5 mm quadri che servirà ad alimentare il nostro relè. Ora non ci rimane altro che collegare i fili per la nostra luce andito. Abbiamo questo filo grigio che è la luce del nostro andito, quindi questo filo andrà singolarmente direttamente al nostro relè.
restano solo questi tre fili marroni che sono i pulsanti per l'accensione della nostra luce andito. Questi tre fili marroni andranno collegati tutti insieme tra di loro. Aggiungiamo sempre uno spezzone di filo dello stesso colore, in questo caso marrone, di sezione 1,5 mm quadri che andrà direttamente sul nostro relay finder. Terminato anche il collegamento dei nostri pulsanti, ora mi recupero i quattro fili da collegare sul relè, quindi vi ricordo ci rimane il filo nero che è la nostra fase, il filo blu che è il nostro neutro, il filo marrone che sono i nostri pulsanti e il filo grigio che è la lampada dell'andito. Metto qua una fascetta con la targhetta in modo da identificare che fa riferimento alla luce relè andito. Quando andiamo a installare del relè mettiamo sempre i puntalini sui nostri fili. In un video tutorial per chi fosse interessato vi ho mostrato come installare e collegare un relè Finder 2601, quindi lo troverete nella playlist degli impianti elettrici civili. Colleghiamo il filo blu sul morsetto A2. La nostra fase, il filo nero, lo colleghiamo sul morsetto 1. Il nostro filo grigio, che è la lampada, dovrà essere collegato sul morsetto numero 2. Per finire, il nostro filo marrone, che fa riferimento al gruppo di pulsanti, andrà collegato sul morsetto A1. Abbiamo terminato con l'installazione dei nostri fili sulla scatola di derivazione principale, non resta che dare una sistemata e terminare con l'identificazione dei nostri fili. Non resta ora che chiudere la scatola di derivazione principale, semplicemente mettiamo il nostro tappo con le 6 viti. Questo video tutorial termina così, come sempre un bel mi piace se questo video è stato di vostro interesse, vi ricordo che continuerò poi l'installazione del quadro elettrico in modo da terminare anche il collegamento delle linee luci dorsali. Con questo è tutto, come sempre iscrivetevi al canale in modo da essere sempre aggiornati all'uscita dei prossimi video. Un saluto a presto da Stefano, Elettrica PLC.